Silent Hill Ascension è la serie interattiva dedicata al noto universo del brivido i cui sviluppi saranno nelle nostre mani. Come funziona? Ve lo spieghiamo noi, ma prima iscrivetevi al canale per supportarci! Il CEO di Genvid Entertainment, Jacob Nawok, è stato intervistato sui meccanismi che regolano Ascension. Ha sottolineato l'importanza del ruolo della community nello sviluppo di questo racconto dalle tante ramificazioni. Ogni bivio di Silent Hill Ascension proporrà almeno due o tre possibili diramazioni, che andranno a loro volta ad influenzare lo status dei personaggi principali. Questi ultimi, in particolare, potranno risultare redenti, sofferenti o dannati a seconda di quelle che saranno le scelte del pubblico. Gli spettatori e giocatori avranno in alcuni casi potere di vita o di morte su parte del cast di Silent Hill Ascension. Ecco quindi che alla conclusione della storia un volto di Ascension potrebbe essere sofferente ma vivo o perire da redento. Visto il numero di protagonisti coinvolti e di configurazioni possibili, ci sono centinaia di potenziali modi in cui la serie potrebbe finire. Gli appassionati potrebbero perfino riuscire a salvare ogni personaggio, ma chiaramente le possibilità che ciò possa effettivamente accadere sono ridotte. A garantire la coerenza nello storytelling ci penserà una sceneggiatura firmata da autori d'eccezione, molti dei quali ex Telltale. Non mancano inoltre gli scrittori con esperienze ad alti livelli in Pixar o trascorsi in titoli del calibro di Resident Evil Village e Dead Space. Questi creativi potrebbero aver dato vita ad una trama genuinamente dinamica, al cui sviluppo i fan potranno partecipare in diversi modi. Oltre alla possibilità di guardare le sessioni live per prendere parte a Quick Time Event o contribuire alla risoluzione di puzzle, saranno disponibili anche attività non in diretta. Prima di ogni puntata saranno attive finestre di almeno 24 ore per consentire ai giocatori di esprimere le proprie preferenze sull'evoluzione della storia. Il peso di ciascun voto, tuttavia, sarà ponderato. Ad un maggior grado di coinvolgimento e partecipazione dell'utente corrisponderà un potere maggiore di influenzare il corso degli eventi. Una volta andata in onda, ogni sessione live potrà essere rivista in replica, proprio come un qualsiasi episodio di una serie TV. Nawok si è espresso anche in merito ai metodi di monetizzazione di Silent Hill Ascension, seppur in modo un po' vago. Ha detto infatti che il primo obiettivo per gli addetti ai lavori è l'accessibilità, l'assicurarsi che un ampio numero di persone possa partecipare all'esperienza. In attesa di saperne di più su questo fronte, la parola passa a voi. Che cosa ne pensate di questa ambiziosa serie interattiva dedicata a Silent Hill? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.